Amiche e amici di Apuglia Gaming, gara 5 non poteva non avere problemi di sorta, di difficoltà. Ci siamo, Tony Rushen, Giuseppe e Polso. Buonasera, ragazzi. Buonasera Tony, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Allora, Tony, ciao Vince. ragazzi, siamo un po' in ritardo con la tabella di marcia perché a quanto pare oggi il gioco di Formula 1, ringraziamo i Comitomo, raga, perché almeno ci hanno avvisato mezz'ora prima di che cosa sta succedendo oggi, ovvero che i piloti Crosplay non possono essere invitati, quindi ragazzi, immaginate il casino per essere qua oggi per commentare questa qualifica che è iniziata. Giuse, io direi di andare già dai piloti. Allora, ragazzi, come abbiamo avvertito già i piloti, se più di due piloti avvertiranno lag in pista, non si procederà oggi con la gara, perché sono già tanti i problemi che si stanno affrontando, quindi non ci sarà possibile rifare una lobby. La faremo solo ed esclusivamente valutandola se ci sarà una safety car, perché probabilmente potremo andare con il rinvio anche di quella gara. Detto questo, torniamo a noi. Allora, campionato federale di oggi, che abbiamo la categoria crossplay, ultima gara, ragazzi. Gara fondamentale perché abbiamo prima posizione per Marco Di Buono a 78 punti, seconda posizione per Ruggi a 69 punti, terza posizione per Christian Pro a 61. Se la stanno giocando loro la vittoria del campionato federale, speriamo che questa sera problemi di sorta non ce ne saranno ancora e si arriverà direttamente alla gara. Potremmo andare a fare e commentare quest'ultima gara, che sicuramente porterà spettacolo. Tanti assenti, allergie, ulteriori infortuni. Ragazzi, ormai tra l'altro sembra un po' un qualcosa che avviene spesso, però di ricorrente, ma molto spesso chi partecipa ai campioni di Apuglia Gaming riceve anche un bel infortunio nel frattempo, perché non è il primo degli infortunati. Gara di Bahrain, Pozzo, un attimo Yes. riassunto veloce dopo tutti questi problemi di questa tappa e di questo GP. Sì, siamo in Bahrain, ricordiamo che questa doveva essere la prima gara del campionato, invece poi è stata posticipata alla fine, ma è una pista abbastanza diciamo, amata dai piloti. Ci sono sia dei tratti con dei lunghi rettilinei abbastanza lunghi come il primo e l'ultimo che sono i due più lunghi, ci sono anche delle curve ostiche come la curva dove finisce praticamente il primo settore e poi inizia il secondo. Andremo a scoprirla adesso mano a mano che i piloti fanno questi giri, ma bisogna stare attenti ai track limits perché si va sicuramente lunghi. Intanto, primo Fuxia di Marco Di Buono, 1:27.869, si è dimostrato da gara 2 il padrone della qualifica, praticamente, Polso. Eh sì, è verissimo, è stato quasi sempre primo, anzi sempre primo in qualifica in gara. Ha dovuto fare un po' di sorpassi nello scorso Gran Premio perché ha avuto 5 posizioni in griglia e ci ha fatto divertire. Vediamo cosa succede oggi. Per adesso tutti con gomme rosse, ovviamente siamo in qualifica, però c'è Ruggi e c'è Jimbo, stesso team, che hanno le gomme gialle. Sarà una scelta strategica del team per conservare una rossa in gara. Ricordiamo i protagonisti della gara nelle gare. Per la The Last Dance, Marco Di Buono in prima posizione del campionato federale, seconda posizione per Ruggi, terza posizione per Christian Pro. Siamo solamente all'ultima delle due gare della tappa crossplay, perché giovedì sera, ragazzi, lo spettacolo non termina oggi, sperando che si vada anche alla gara, perché giovedì sera super appuntamento per il campionato federale categoria PlayStation. Poi, Che è successo? A te aspettavo. occhio, 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 è successo qualcosa? Sì, È successo bug. qualcosa? No, ma non è nulla di preoccupante. Dovremmo risolvere in un Io secondo. continuo a vedere Dovremmo che continuo a risolvere in un vedere realmente, secondo. quindi Ci ah, siamo, ci siamo. È non un so. problema, diciamo, Sì, 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 tecnico, sì, non sì. del gioco. Perfetto, mamma, Sì. ragazzi, oggi mi viene un colpo al Ok. cuore. Siamo ritornati, dicevamo. Ragazzi, non vi preoccupate perché il campionato federale termina, ma non termina l'eSports di Apuglia Gaming,
Oggi siamo usciti sui nostri social con l'Elite Racing Series, 5 tappe fantastiche che non sono ancora annunciate, sono 5 gare che saranno annunciate il 5 di maggio, si parte il 9 di maggio e si correrà tutti i giovedì dal 9 di maggio per 5 tappe appunto, fino quindi al 6 giugno, il giovedì sera alle ore 21. Categoria tutta crossplay. Se saranno più di 20 piloti si procederà anche con 3 giorni di qualifica per l'accesso alla gara. Insomma, ragazzi, se avete bisogno di informazioni visitate i nostri social, visitate il nostro Discord per richiedere tutte le informazioni attraverso un ticket di assistenza per parlare con gli admin. 11 minuti di qualifica al termine, prima di arrivare alla gara, Marco Di Buono in pole position, occhio ad Alex Cattai, seconda posizione per lui, terza posizione per Peppe Giuseppe che sta sostituendo, nonostante la categoria PlayStation, il pilota dei Comitomo, non prende punti individuali ma prende solo i punti di team. Quarta posizione per Marco 2004, quinta posizione per Christian Pro, sesta per TV Ruggi. Allora, Pozzo, dei primi tre che si stanno giocando, diciamo, il campionato federale, al momento l'unico che è già in palla, cioè in palla, in on fire, è Marco Di Buono. Ruggi e Chris si stanno un po' nascondendo, secondo te? Vabbè, Ruggi ha fatto il primo giro con le gomme gialle, quindi è un giro non veritiero. Quindi dobbiamo aspettare il giro che farà adesso, anche se rischia, perché mettete caso che non gli va bene, c'ha meno tempo per fare il giro. Però si è risparmiato un set di gomme rosse. Vedremo. Intanto Alex Cattai avverte un po' di lag. Ricordiamo che non andremo a posticipare la gara se non più di 2 giocatori, quindi almeno 3 piloti abbiano lag in corso di gara. 9 minuti e 40 al termine. Allora, vi facciamo un recap. Guido in 12ª posizione, 11ª posizione per Gibbo, Danip in 10ª, 9ª per Order, 8ª per Seb, 7ª per Danilo, Ruggi in 6ª posizione, 5ª posizione per Christian Pro, Marco in 4ª, 3ª per Peppe Giuseppe, 2ª per Ale Bomber, 1ª posizione per Marco Di Buono. Marco Di Buono, unico a scendere sotto l'1,28, 1,27, 869 è al momento il tempo da battere, molto molto distanti a oggi Christian Pro e TV Ruggi che sono quasi oltre un secondo. Settimana di fuoco, è stata una settimana veramente di fuoco, ragazzi, in particolare per quanto riguarda quello che è successo tra Filippo e Marco Pro nella categoria PlayStation settimana scorsa. Polso, un velocissimo recap, siamo arrivati a non dare penalità ai piloti. Sì, esatto, non ci sono state penalità per lo scontro che c'è stato in pista fra Filippo Fedele e Marco Pro. Il motivo si immagina essere che praticamente ci sono state degli scontri fra i due nelle ultime 3-4 curve prima dello scontro finale, dove avevano colpa una volta uno, una volta l'altro, quindi non si sono dati strada a vicenda. Alla fine Filippo è quello che ha avuto la peggio, però vedremo se sarà determinante per il campionato, sicuramente lo ha riaperto, però domani si giocano tutto, alla fine è tutto nelle loro mani per domani. Vedremo, non domani per correttezza, cioè dopo domani, domani invece per chi magari in differita ci sta vedendo mercoledì 17 aprile, ricordiamo appuntamento a giovedì 18 aprile ore 21 per la gara delle gare, probabilmente, non che questa sia di meno, perché anche oggi è tutto ancora da decidere. Settimana scorsa eravamo lì a fare calcoli su calcoli perché Marco Di Buono poteva già diventare campione federale alla quarta, fortunatamente sia che per una categoria che per l'altra arriviamo a gara 5 dove non ci sono così tanti punti di distacco. È vero pure che Marco Di Buono non ha partecipato alla prima gara, è vero pure però che i punti ancora sono 9 e quindi Marco Di Buono non è ancora campione federale. È tutto ancora da decidere, tutto ancora da decidere. Intanto la pole position è già sua, una pole position virtuale con 1,27, 869, 9 punti, quindi 9 punti
secondo i calcoli potrebbe Marco Di Buono fare a questo punto terza posizione più giro veloce, anzi già con la terza posizione in teoria, no, con giro veloce per assicurarsi 10 punti e quindi diventare campione federale. Tutto questo se è TV Ruggi, che al momento in seconda posizione della classifica, e arriva in prima posizione. Quindi questo più o meno, diciamo, dei calcoli veloci mentali che ci siamo fatti. Polso, tutto può succedere, lo abbiamo visto più volte. Intanto alle bombe si è preso la seconda posizione, dicevo, tutto può succedere. Io ho parlato prima con Marco Di Buono, volevo parlare anche con Ruggi e con Cristian, che purtroppo però non mi hanno risposto, saranno stati impegnati per l'allenamento pre-gara. Marco mi ha detto che è molto tranquillo, io ho detto secondo me un po' di pressione ce l'ha. Sai un po' cosa ne penso di Marco Di Buono? Secondo te effettivamente oggi potrebbe risultare la pressione un fattore dominante? Polso, ci senti? Polso, non lo sentiamo. Okay. Polso, ci sente? Ok, allora, Polso non ci sente, quindi... Sì, ci sente, ci sente. Ah, ma io non lo sento più. Io non riesco a sentire Polso. Come l'altra volta? Io lo sento. Allora, vai. L'importante è al momento che lo senti tu, Giuse. Allora, Tony, lanciamo uno spot and go un attimo. Dai, spot and go. Twitch, Giuseppe. Amiche e amici telespettatori di Twitch, ben ritrovati nuovamente nelle qualifiche di gara 5. Sono al momento tutti ai box. Ale Bomber in terza posizione, seconda posizione per Ruggi con 1.28.302, l'ha presa durante lo spot and go. Marco Di Buono al momento in pole position, l'unico ad essere sotto l'1.28 al momento. Polso, un tempo praticamente irraggiungibile per gli altri. Sì, abbastanza lontano per tutti gli altri, più di mezzo secondo da Ruggi e dalle Bomber, che sono vicinissimi, roba di millesimi. Tra l'altro Ruggi, come abbiamo visto, appena messo le rosse si è presentato lì davanti. Christian Pro è dietro alle Bomber, quindi sono tutti e quattro lì, secondo me se la possono giocare. Dagli altri, diciamo, fanno un po' gruppo a parte, da capire come funzioneranno le strategie. Allora, vorrei rispondere velocemente a Mike Pani, che ci ha scritto: ma per caso si può entrare in futuro, Mike, nel campionato federale? Ormai è un po' troppo tardi, e ormai questa è l'ultima tappa di un campionato bellissimo che abbiamo vissuto in 5 tappe, queste spettacolari. Però visita il nostro canale Discord che abbiamo qui, che lo staff ti ha linkato in chat, perché siamo usciti oggi con il nuovo campionato di Apulia Gaming che inizierà a maggio. Visita anche i nostri social per chiedere di più, puoi scriverci in DM oppure aprire un ticket di assistenza su Discord per parlare con lo staff. 2 minuti e 24 al termine delle qualifiche, ripetiamo, gara 5 Bahrain, categoria crossplay. Oggi si decide il campionato federale per questa categoria, mentre invece voglio fare una piccola analisi su quella che è la categoria
diciamo la classifica delle scuderie, ricordiamo le società appartenenti al FIDE che partecipano a questo campionato: abbiamo Fox Esports, Ursadia, Auroboros, Duelletti Gaming, Regium, Comitomo, Epic Games, Maze Esports e M Gaming, con M Gaming, Maze Esports ed Epic Games in prima, seconda e terza posizione. Prima posizione per M Gaming, che hanno dominato il campionato, mentre invece seconda e terza posizione, che al momento sono ancora più aperte. Non è matematicamente ancora campione, diciamo, la società degli M Gaming, ma nonostante ciò, con 218 punti, ma nonostante ciò, i Maze Esports e gli Epic Games sono abbastanza lontani. Quindi basterebbe un buon risultato oggi per gli M Gaming, quindi non avere piloti ritirati, per diventare campioni federali, e nel caso avere il loro presidente, il loro team manager, giovedì con noi per una intervista dei probabilmente campioni federali, non lo sappiamo. Maze Esports invece, Epic Games, che si stanno contendendo nel giro di 7 punti la seconda posizione a oggi, rivediamo, con, perché a meno di grandi sorprese gli M Gaming dovrebbero diventare già oggi campioni federali. Intanto ritorniamo sulla qualifica, perché stanno per terminare gli ultimi giri. Marco Di Buono al momento è in prima posizione, ha battuto ancora di più il suo tempo. Tivo Ruggi in seconda posizione, che sta al momento facendo il suo giro. Giuseppe, ci sei? Tutti quanti sono lì. Il migliore è Christian Pro nel primo settore per adesso, un 28-633. Se riusciamo ad avere gli intertempi, intanto, se riusciamo ad avere gli intertempi veloci, in modo tale da avere quello che è il tempo in alto a destra, ecco qui che la regia ce lo sta per fornire. Tivo Ruggi in altro, alle bombe in terza posizione. Andrei su Ruggi per vedere un po' l'andamento del suo giro. E si sta migliorando, ma è lungo. Marco Di Buono è praticamente porso un tempo irraggiungibile. Beh, forse non vi sentite, comunque purtroppo, ragazzi, chiediamo scusa se non sente l'audio un attimo in diretta. Irraggiungibile, sì. Ecco, in ritardo. Tra l'altro Marco Di Buono deve aver fatto un errore, perché lo vedo andare piano. Marco Di Buono, vediamo. Comunque anche io sto vedendo un po', diciamo, non in altissima qualità lo Sassini. Comunque, Marco Di Buono in prima posizione, vediamo se riuscirà a ruggire. Ci sei, con un po' di lag, ma ci sei. Vediamo se Ruggi riesce a prendersi la prima posizione. Probabilmente Marco Di Buono rimane ancora in pole position. Vediamo, Ruggi arriva ora sulla linea del traguardo o no? Prima posizione ancora in pole position, anche se è riuscito ad abbattere anche lui l'1.28, ma l'1.27 di Marco Di Buono è veramente irraggiungibile. Vediamo ora le bomber, che sta per arrivare sulla linea del traguardo, se riuscirà a battere il tempo di Marco Di Buono. 1.28, si migliora, ma rimane in quarta, perché terza posizione per Peppe Giuseppe, 1.28.349. Vediamo Christian Pro, che sta per arrivare, anzi no, è Marco, sta per arrivare sulla linea del traguardo, rientra in box. Andiamo su Christian molto velocemente, se riuscirà a battere il tempo 1.30, sì. lungo, e quindi pole position per Marco Di Buono, prima posizione per lui nella gara più importante. Tivo Ruggi, ma Ruggi si è avvicinato tantissimo, posizione per Peppe, si è avvicinato tantissimo, un decimo in più, probabilmente un decimo e qualcosina per Marco Di Buono. Io intanto vado a fare un attimo un volo nella chat dei piloti. Io direi, Giuseppe, di lanciare un altro spot in go prima di caso di arrivare nella gara.
Amiche e amici telespettatori di Twitch, amiche e amici che state guardando magari in differita la gara 5 della categoria crossplay, ultimo appuntamento del campionato federale per questa categoria, ricordiamo giovedì sera invece categoria PlayStation sempre alle 21:15, Marco Di Buono in pole position, come è sua la prima posizione al momento del campionato federale, il pilota di Maze Esports al momento il migliore non solo nel campionato, per tutto l'arco del campionato, nonostante la sua non presenza nella prima gara, ma anche in questa qualifica. Regno, dominio Di Buono, seconda posizione per Ruggi, che è attaccato a Marco Di Buono. Ruggi, che al momento è in nona, in seconda posizione del campionato federale, ha 9 punti. Polso, se dovevamo chiedere di meglio, una prima e seconda posizione in qualifica come praticamente la gara, come probabilmente la classifica del campionato. Esatto, infatti sono tutti lì e se la giocheranno. Ruggi deve provarci sicuramente in partenza, perché lo sappiamo che il ritmo di Marco Di Buono è forsennato, quindi nel caso in cui Marco riesca a scappare via nelle prime curve sarà poi forse imprendibile per Ruggi, che quindi avrà la chance, secondo me, più importante in partenza. E poi vediamo, dovrà tenerlo dietro se riesce. L'unico che è un po' più lontano è Christian Pro, che ha sofferto queste qualifiche. Vediamo però se riuscirà a fare una remontata pazza, perché comunque nel caso deve difendersi dall'attacco di Ale Bomber in quarta posizione, che vuole provare a prendere la terza, e secondo me un podio di Ale Bomber nel campionato vorrebbe dire un qualcosa in più. Sappiamo i tanti problemi che ha per via dell'old gen eccetera eccetera all'interno del crossplay. Fatto sta che questo ragazzo ci mette sempre il cuore ed è comunque lì all'ultima gara a lottare per arrivare anche nelle prime posizioni. Ancora tutto è possibile. Vediamo un attimo, siamo in attesa degli utenti che entrino appunto in pista, ultimi settings prima di arrivare alla gara. Riusciamo a sentire ora il segnale, siamo vicinissimi alla partenza. Gara 5, categoria cross, Bahrain, 5, 4, 3, 2, 1, allo spegnimento dei semafori, sui motori per l'ultima gara del campionato federale, categoria cross, che parte ora con Marco Di Buono che mantiene la prima posizione, Tivo Ruggi in seconda, terza posizione per Peppe Giuseppe, rimangono ancora lì tutti quanti, Ale Bomber viene attaccato subito all'interno da parte di Marco, si ritornano in mezzo ai due, Ruggi un ruota a ruota insieme a Peppe Giuseppe subito alla seconda curva, riesce a mantenere comunque la seconda posizione, Marco Di Buono ringrazia, potrebbe scappare via, occhio perché si fa subito sotto Ruggi, sì. Prende l'esterno Ruggi, Marco Di Buono mantiene l'interno, vediamo se riesce ad attaccare, no, chiude la sportellata, chiude la, con il suo motivo per cui è così aggressivo Marco Di scusate Ruggi è perché Marco Di Buono c'ha le bianche, l'unico. Allora andiamo subito dopo il primo giro a fare un focus sulle strategie di gomme, vediamo subito però dall'interfaccia che Marco Di Buono ha una strategia diversa da tutti gli altri per arrivare, quindi ora sta soffrendo più lungo. Intanto si è formato già un secondo tinino che va praticamente da Christian Pro dalla quinta posizione, mentre lì davanti sono tutti lì prima, seconda, terza e quarta posizione. Sì, c'è un duello intanto tra Marco e MNZEB per la sesta posizione. Marco 2004 prende la sesta, quinta posizione per Christian Pro, apre un trenino che si distacca tantissimo dagli altri, ben quasi 2,5 secondi. Prima, seconda, terza e quarta posizione. Occhio alle bombe che si fa vedere all'interno degli specchietti di Peppe Giuseppe. Vuole andarsi a prendere quella terza posizione, deve approfittarsene. Deve approfittare di Christian Pro che al momento è in quinta posizione. Intanto Marco Di Buono subito fucsia, polso, strategia di gara. Sì, diciamo che tutti quanti sono partiti con le medie eccetto tre piloti, di cui uno è Marco Di Buono, che è partito con le dure sicuramente perché potrà conoscere il vantaggio che ha lui sul giro, e quindi magari se riesce a resistere agli attacchi che avrà in questi primi giri da parte di Ruggi e di Peppe Giuseppe riuscirà sicuramente ad avere la strategia migliore secondo me. Ma ci sono Ale Bomber e Marco 2004 che sono invece all'attacco, e c'è un Christian Pro che non so per quale motivo è partito piano, ha già perso contatto con gli altri ed è ingaggiato da Marco 2004. Certo, Bolzo, fammelo dire, fare subito fucsia al primo giro con gomma bianca, questo pilota Marco Di Buono è anche vero che è l'unico che ha pista libera. E questo però, questo è anche vero. E quale strategie, vedi? Una sosta o due soste?
Order of Down, intanto 3 secondi di penalità. Allora, ritorniamo su quella che è la situazione classifica. Vi ricordo che al momento il campione federale virtuale è Marco Di Buono con 78 punti del team Mates Esports, seconda posizione per TV Ruggia e M Gaming con 69. M Gaming, tra l'altro, che se oggi non hanno ritirati diventano campioni federali come società affiliata al FIDE. Christian Pro in terza posizione invece per il team dei Comitomo con 61 punti, quindi dalla terza alla prima posizione ci sono 17 punti di mezzo. Intanto un altro Fuxia, 1.31.875, occhio perché si fa sotto, si fa sotto. Marco su Christian Pro, passa. Vediamo se riesce a prendere la posizione. Intanto alle bombe si è preso anche la terza posizione, attacco super, Marco riesce a prendersi invece la quinta su Christian Pro, punticini importanti per un Ale Bomber che sta tentando la terza posizione. Christian Pro sta avendo un po' di difficoltà secondo te, Polso? Sì, però in questo caso è stato superato da Marco perché Marco c'ha le rosse, e così come Ale Bomber ha superato Giuseppe perché c'ha le rosse. I sorpassi li hanno fatti due che in questo momento hanno le gomme rosse e che con il DRS sono riusciti a fare il sorpasso, e mi aspetto che nel giro dopo ci sia la stessa cosa. Ok, bloccaggi perché ho visto una fumatina lì dietro, ma Ale Bomber secondo me al prossimo giro tenterà l'attacco su Ruggi, e attenzione perché Ruggi è vicino anche a Marco Di Buono. Vediamo TV Ruggi che ora può anche sfruttare il DRS. Qui il DRS su questa pista dove può essere sfruttato e dove è meglio sfruttarlo secondo te, Pozzo? Vabbè, sicuramente sul rettilineo principale che è lunghissimo, il DRS fa effetto e si sente. Non ricordo se ne c'è anche nell'ultimo rettilineo, lo possiamo vedere adesso in diretta, perché tanto lì sono, e se si apre, no, non si apre, quindi probabilmente si apre solo sul rettilineo principale. Vediamo, infatti, eccolo qua. Vediamo, prende tutta la scia. Sì. Prende tutta la scia, ma non riesce ad avvicinarsi così tanto. Non riesce ad avvicinarsi così tanto. E forse si avvicina e manca qualche decimo. Manca ancora qualche decimo a TV Ruggi per provare il pilota degli M Gaming un sorpasso su Marco Di Buono, che nonostante la gomma bianca sta facendo tempi importanti. Andiamo a salutare la chat. Ci chiedono, ragazzi, come va. Giuse, vuoi rispondere tu come va? Allora, assolutamente, Tony, anzi, grazie alla parola. Comunque, ragazzi, come va? Diciamo che stasera differenti bug all'interno del gioco Formula 1. Non siamo soliti comunque averne qualcuno, ma mai così tanti. Purtroppo non siamo assolutamente riusciti ad invitare i piloti crossplay, solamente quelli da PlayStation, e quindi abbiamo dovuto aprire la lobby in modo tale che potessero entrare autonomamente. Unico problema che entrava di chiunque, e quindi dovevamo purtroppo espellerli, e purtroppo il gioco non ci faceva espellere tutti, quindi un po' di ritardo. Sono le 22:16, ancora siamo al quarto giro, però non vi abbandoniamo. Apulia Gaming ce la mette tutta ed eccoci qui che siamo in live. Apulia Gaming ce la mette tutta, detto bene Giuse, problem solving anche oggi portato a termine, obiettivo completato, come dice il nostro Francesco, più 100 XP, più 100 dollari là, com'è Giuse? Come se fossimo su GTA, più 100 dollari, più 100 XP. Intanto però ritorniamo nuovamente a noi, perché gli Epic Games con Guido provano e tentano il sorpasso, sì, e ci riescono. Intanto Dalle Bomber, perché nel giro precedente ha girato due decimi più veloce sia di Marco Di Buono che di TV Ruggi. Ovviamente grazie alle gomme. E occhio perché intanto Luigi è vicinissimo, ancora cerca di tentare l'attacco, ma ancora manca quel decimo per tentare il sorpasso. Ma perché questa cosa, Pozzo? Occhio, perché evidentemente altri contatti, qui c'è bagarra per la settima posizione, Jimbo si riprende la settima, al momento però c'è bagarra tra tre piloti, tra Jimbo, Guido e Ian Seb. Vediamo come andrà dopo questo piccolo rettilineo, vediamo, si mette dentro Guido che mantiene la posizione, ritorniamo lì davanti intanto, sì, perché Ruggi è ancora vicino, dicevamo, Pozzo, come mai non riesce ad avvicinarsi, gli mancano proprio due decimi. Bloccaggio di Marco Di Buono, e questa c'è una chance, su questo rettilineo c'è una chance. Vediamo se Pozzo avrà ragione di riuscire a sfruttare questa chance. DRS attivato insieme anche a tutta la scia, ma chiude ancora una volta Marco Di Buono la porta, ancora una volta porta chiusa. Però il fatto che sia partito con le hard ci sta facendo vedere una gara apertissima, dove praticamente Ruggi è incollato. Ma oggi c'è anche un qualcosina in più, quest'ultima
gara bisogna sfruttare il minimo. Ricordiamo che il verdetto della giuria sarà severissimo, severissimo per quelle che saranno le gare di oggi e di giovedì. Eh sì, appunto, proprio per cercare di mettere tranquillità in tutte queste bagarre. Intanto prova il sorpasso, Pepe, Giuseppe, intanto ti brugge anche vicinissimo, intanto Pepe si è preso la terza posizione di nuovo ai danni delle bomber che probabilmente sta iniziando a soffrire con la gomma soft. Possiamo andare a vedere in questo momento per Ale Bomber, vediamo quanto sarà il suo degrado sulle gomme rosse, se ce l'abbiamo. Riesce a mantenere la scia, c'è praticamente la stessa situazione tra la prima e la seconda posizione rispetto alla terza e alla quarta posizione, sono praticamente dei gap simili, solo che tra seconda e terza c'è quasi un secondo e mezzo di distacco. Christian Pro invece ancora lontano, 4 secondi e mezzo, tante bagarre per lui, e quindi un po' una gara, deve sperare una safety car Christian Pro per riassettarsi. Comunque ancora così mantiene la terza posizione, però non sta battagliando per la prima o la seconda posizione. È vero, è vero, in effetti Christian Pro oggi è sottotono, sia in qualifica lo è stato che adesso in gara, ha perso contatto dai primi e praticamente stanno facendo un gruppetto a parte, lui e Marco 2004. Ritorniamo, anche Guido però si è distaccato. Sì. Vorrei, infatti, appunto, mi sei venuto praticamente incontro, perché vorrei fare di nuovo un passo tra Guido, Jimbo e Jens Seb, perché fino a un giro fa praticamente stavano combattendo, quindi giusto se è possibile andrei sulla settima e sesta posizione in modo tale da vedere un attimo cosa accade. A Jens Seb in particolare ancora molto vicino ad Jens Jimbo, con praticamente 2 decimi dietro di loro subito Danilo Candido nella decima posizione. Ricordiamo che fino alla 14ª posizione si ricevono punti, intanto Jens Seb ora prende tutta la scia, spalanca il DRS, vediamo se tenta il sorpasso, no, perché chiude ancora una volta la posizione da Jimbo, sesta, ottava posizione, ancora ferma. Intanto nell'ultimo, i decimi più veloci di Lucia. Lasciato lo polso? Dovrebbe Marco di buono, ti senti? Sì. Giuseppe? Sì, sì, ciao. Ok, diciamo Marco Di Buono ha guadagnato 3 decimi, contatti, mamma mia, che contatti tra Jemseb e Guido, attenzione perché Jemseb si riprende di nuovo all'interno, si rimette dentro anche Danilo Candido, dentro la bagarre, ha mantenuto la posizione Jimbo, ma se ne sono dati di santa ragione tra i due, intanto si insinua anche Danilo Candido e chiude un sorpasso definitivo. Che gran sorpasso che ha fatto qui Danilo Candido all'interno con bloccaggio, Pozzo. Sì, bellissimo sorpasso. Quello che ti stavo dicendo era che Marco Di Buono nello scorso giro ha fatto 32,6, mentre Ruggi 32,9, quindi 3 decimi guadagnati per Marco Di Buono, e i loro due sono gli unici due che stanno andando sotto l'1,33. Gli altri sono tutti dal 33,3 in su. Ok, intanto perché Marco 2004 ha messo lì davanti Christian Pro, ora tutta la scia a disposizione, può spalancare anche probabilmente il DRS che lo attiva ora, prende tutta la scia, vediamo se riesce a prendersi la quinta posizione, prende tutta la scia, DRS spalancato all'interno, Marco chiude ancora prima della staccata il sorpasso, vediamo se cerca l'incrocio di traiettoria Christian Pro, incrocio che non avviene, Marco 2004 prende la quinta posizione con soft, che attenzione perché Christian Pro si rifà sotto, è riuscito a richiudere la porta, a riprendere la quinta posizione, ma Marco è molto attaccato, questo sicuramente favorisce Ale Bomber che è in terza posizione, se l'è ripresa nuovamente su Peppe Giuseppe che è in quarta posizione. Peppe Giuseppe, ricordiamo, sostituto del team Comitomo che è andato a sostituire X Mastro alla gara di oggi. Vediamo Ale Bomber ancora in terza posizione, se riesce ad avere un passo gara che gli permetta di mettere punti importanti. Ruggi lì davanti, intanto ancora in seconda posizione, con prima posizione per Marco Di Buono che ha un mezzo secondo di distacco. Ecco, ora come va il degrado tra Marco Di Buono e Ruggi? Qual è secondo te la strategia che hanno in mente i piloti, Pozzo? In realtà il degrado non è molto diverso, nonostante Marco Di Buono abbia una mescola più dura, attualmente le gomme di Marco Di Buono sono al 78%, quelle di Ruggi
al 79, quindi sono praticamente molto simili. Ovviamente cambia da ruota a ruota il degrado, però in media diciamo che sono messi così. Quindi scusami, Ruggis è sul 73, mentre Marco Di Buono sul 78, quindi c'è un 5-4% di differenza a vantaggio di Marco Di Buono. Però lasciami dire che fa 3-4 giri siamo nella finestra, quindi tutto questo vantaggio di Mescola a partire con le dure non so se è stata una cosa veramente buona. È vero che comunque TV Ruggi è ancora lì, TV Ruggi è ancora lì, intanto Cristian Pro ha preso la quinta posizione di nuovo ai danni di Marco. Marco Di Buono sta soffrendo con queste gomme hard. A questo punto, vedendo gli intertempi di Marco, che comunque sono buoni, secondo te la gomma bianca è veramente da utilizzare? Infatti Jim tra l'altro ha messo gomma bianca, oppure si potrebbe smarcare direttamente un'altra gomma? No, il problema qual è? Che la rossa non ti durerà fino a fine gara, quindi devi per forza andare sulle bianche per poter fare l'altra mescola, a meno che non ci siano safety car che ti permettono di fare, diciamo, strategie differenti. Quello che voglio dire però è che Marco Di Buono, partendo con le hard, può andare più lungo degli altri e quindi potrà avere più chance di sfruttare una safety car nel caso ci sia e non sia, diciamo, nella finestra di quelli che hanno le gomme gialle. Intanto grazie alla l'ageria dell'ingegnere che ci mostra Marco ancora una volta l'attacco di Cristian Pro per la quinta posizione. Se stanno dando di santa ragione per questa quinta posizione. Tra quelli che Giuseppe che sta superando le bomber. Vediamo, andiamo, prende tutto il DRS, spalanca tutto, arrivano insieme in curva e riesce ancora una volta Peppe Giuseppe a prendersi la posizione. Intanto anche Marco riesce nuovamente ad attaccare Cristian, a prendersi la quinta posizione. Praticamente succede questo, si stanno scambiando ogni volta le bombe e le posizioni con macchina, con Cristian. Non so se è un caso, fatto un paio, da un po' di giri. Eccolo ancora. Esatto, Cristian Pro si riprende di nuovo la quinta posizione, alle bomber invece a 4 decimi. Andiamo di nuovo su Ruggi, siamo in particolare on board su di lui. Ecco, Ruggi probabilmente che ora ha perso qualche decimo rispetto a prima con Marco Di Buono che arriva ancora al bloccaggio. Vediamo se ora può spalancare il DRS, approfittarne per un'ulteriore prova di sorpasso che fino ad ora ancora non è arrivata. Ancora Marco Di Buono non ha subito neanche un accenno di sorpasso, grazie comunque a dei buoni intertempi che gli permettono di non arrivare mai nella fascia di sorpasso per Ruggi. Ruggi comunque ha avuto la possibilità, forse ha anche non approfittato per andare un po' più lungo sulla gara, secondo te? Sì, sicuramente doveva fare il sorpasso subito, secondo me, per quando le gomme, diciamo, di Marco Di Buono erano ancora più fredde delle sue nei primi giri. E infatti lì è stata la volta che abbiamo visto che è stato veramente pericoloso. Da lì in poi sembra che Marco Di Buono lo stia controllando, anche se Marco Di Buono non ha senso che va piano, perché ha le gomme più dure e quindi le può sfruttare al massimo. Vediamo invece che Ruggi adesso a 2 decimi, attenzione questa volta forse... No, sempre è molto arriva... attaccato, è molto attaccato, è anche molto attaccato alle bomber. Andiamo anche per la quarta posizione, Giuseppe, se possibile. Molto velocemente per vedere quello che sta accadendo, perché le bomber è anche molto attaccato. No, ritorniamo allora lì davanti. Con Ruggi, mamma mia ragazzi, cioè praticamente qua oggi bisogna avere 4-5 schermi, Giuseppe. Beh, assolutamente, esatto. Sto impazzendo, però ti pare sempre Marco che si sta facendo sotto e nel frattempo dobbiamo switchare. Marco che si fa sotto, vediamo se ancora una volta riesce a prendere la quinta posizione. Praticamente se le stanno dando di santa ragione, però Cristian sta soffrendo tantissimo questa cosa, perché è già a 6 secondi di distacco rispetto a quel gruppone lì davanti. Vediamo Ruggi ora prende DRS, prende tutta la scia, ma ancora Marco Di Buono a disposizione quei 3 decimi polso che gli permettono di chiudere sempre la porta in faccia e non permettere a Ruggi di diventare il sorpasso. Esatto, infatti sì, è sempre lì, non si riescono, diciamo, a distanziare più di tanto, girano sull'1.33.5, mentre tutti gli altri piloti, da Peppe Giuseppe fino a Danilo Candido, sono sul 34 e gli altri dietro sono sul 36 Danip, e mentre Jimbo è l'unico che attualmente gira più veloce di tutti, perché ci sta girando sull'1.33.3, ma ha le gomme più nuove di tutti, cioè 3 giri, gli altri ce n'hanno più di 10. Vicinissimo Marco intanto a Cristian Pro, si è fatto vedere già all'interno degli specchietti, probabilmente ci proverà ora. Spalanca il DRS, rettilineo del Bahrain, gara 5, categoria crossplay, spalanca DRS, prende tutta la scia e chiude
il sorpasso ancora prima di arrivare alla staccata su Christian Pro. Ancora una volta quindi si scambiano le posizioni, occhio perché sta arrivando anche Guido che è quasi vicino a questo gruppo per la sesta, per la quinta posizione, un secondo otto sicuramente. Tutti questi sorpassi gli hanno fatto guadagnare tantissimo tantissimo tempo. Christian Pro che si è già fatto sotto per riprendere la sua posizione. Intanto dietro nelle ultime posizioni abbiamo un Danilo Candido che sta subendo l'attacco di AMD Seb per guadagnare l'ottava posizione, che al momento riesce a guadagnare Danilo, che deve rimanere in nona posizione. Torniamo lì davanti perché Ale Bomber lo vedo molto distaccato rispetto a Peppe, che ha perso anche tantissimi secondi rispetto alla seconda posizione. Esatto, sì, Peppe sta girando con tempi alti rispetto ai primi due, 1.34.0, sta perdendo a mezzo secondo al giro. Ma sono loro che hanno giri alti oppure sono quelli lì davanti, Giuse, andiamo lì davanti? No, sono quelli lì davanti perché sono... stanno facendo altri tempi. Esatto, i primi due fanno 1.33.5 e tutti gli altri da 34 in su, quindi sono i primi due che stanno andando forte. Allora Giuse, andiamo un attimo da questi due piloti lì davanti e facciamo un attimo un focus sulla situazione gomme. Perché? Perché se questa gomma hard ha così tanto effetto, ecco, 12 giri con gomma hard, 12 giri con gomma gialla, eppure Ruggi è ancora lì dietro. Ora, non sappiamo il degrado, questo ce lo può dire meglio Polso, però sì. Secondo te, andiamo, lo chiedo prima a Polso e poi lo chiedo a Giuse, secondo voi chi dei due al momento ha un vantaggio a livello strategico? Secondo me a livello strategico il vantaggio ce l'ha Marco Di Buono perché può andare più lungo, mentre Ruggi a breve dovrà fermarsi, Marco Di Buono potrà aspettare nel caso in cui ci siano delle safety car, quindi quello è il suo vantaggio, e potrà avere anche una gomma migliore nel finale perché ora Marco Di Buono soffre ma dopo si invertiranno i ruoli, sarà Ruggi a soffrire e vediamo che quanto regge Ruggi dietro Marco Di Buono, perché le sue gomme gialle stanno tenendo bene secondo me. Tony, secondo me è proprio statisticamente dimostrato che in Formula 1 chi si ferma prima è svantaggiato, di conseguenza TV Ruggi avendo la gialla sarà obbligato a fermarsi quanto prima, poi immagino stia comunque spingendo abbastanza e credo che la sua gomma stia per arrivare al termine della sua vita, quindi sicuramente, infatti lo vediamo anche dall'intertempo come sta aumentando, perché prima era sempre un 3 decimi, ora siamo sui 6 decimi, quindi sarà costretto a fermarsi sì. Prima e di conseguenza Marco Di Buono avrà qualche giro in più per poter capire un attimino quella che è la miglior strategia che lui possa optare, e poi come ha detto bene prima Polso a fine gara avrà una gomma più fresca rispetto a Marco Di Buono. Eccolo occhio perché Timo Ruggi prova ora l'esterno ai danni di Marco Di Buono che cerca l'incrocio di traiettoria perché chiude la porta ancora una volta. Marco Di Buono si difende alla grande, però Ruggi forse sta sfruttando le ultime cartucce di questa gomma gialla, prova di nuovo l'esterno. Sì, Marco, stanno dando il massimo. Eccolo! Marco Di Buono ancora. Mamma mia. Grande staccata, mantiene ancora la prima posizione. È ancora attaccatissimo TV Ruggi che probabilmente sta sfruttando veramente tutte le ultime possibilità prima dei box. Giro sì. 14 di 29. Hanno abbassato i tempi, infatti. Pulitissimi anche diciamo durante il sorpasso non hanno praticamente cercato il minimo contatto, Polso. Non hanno cercato di nuovo il contatto. Segno al del di là di questo inizio di... può andare via, le posizioni possono andare via come niente, perché comunque TV Ruggi deve difendersi anche da un Christian Pro che se Ruggi subisce un ritiro oppure Marco Di Buono subisce un ritiro è padre track. Esatto. Intanto quello che ti posso dire è che nell'ultimo giro hanno girato un secondo più veloci di Peppe Giuseppe e un secondo e mezzo più veloci di Christian Pro. Come puoi vedere 7 secondi e 7 secondi da Christian Pro, cioè Christian Pro è a 14 secondi dalla testa. E a proposito di Christian Pro di quarta posizione, ci siamo persi perché la quarta posizione è di Ale Bomber che è entrato ai box, ha messo gomma gialla dopo le soft. Intanto, ecco il box, box. Come abbiamo immaginato, stava sfruttando esatto. Le ultime però adesso di vanno ai box. Adesso attenzione perché vai box pure Peppe Giuseppe e ora Marco Di Buono gomma, rischia vediamo, di gomma bianca. Sì, gomma bianca certo perché devono andare fino in fondo, ma Marco Di Buono ti dicevo rischia di tornare in pista dopo la sua sosta dietro Ruggi perché gli faranno l'undercut, molto sicuro questa cosa, quindi ecco, dovrà scusa, fare il sorpasso. Allora Marco Di Buono dovrà fare il sorpasso. Hai detto prima che scientificamente provando che in Formula 1 chi si ferma prima va meglio.
o va peggio, non mi ricordo. No, è svantaggiato come strategia in realtà, ma sul breve periodo, avendo ora le gomme più fresche, cioè da adesso in questo momento Ruggi ha le gomme buone, molto migliori di quelle di Marco Di Buono, e quindi fa tempi più veloci. Quindi più tardi si ferma Marco Di Buono, più Ruggi gli guadagna tempo, e quindi gli uscirà dietro. E vediamo allora se Marco Di Buono, vediamo se Marco Di Buono rientra già in box subito. Andiamo quindi su di lui per vedere, anche perché siamo attaccatissimi a questo punto. Se Marco Di Buono entra ora, probabilmente andrà anche in seconda posizione. Ovviamente però smarcherà delle gomme, metterà una gomma gialla che sicuramente avrà più performance rispetto a un Timo Ruggi che poi deve difendersi. Chiaro, esatto, esattamente. Quindi sarà più facile per lui fare il sorpasso in pista dopo. Però qui, vediamo, rientra ora Marco Di Buono, quindi ora focus, no, ma... focus, tipo Ruggi e Marco Di Buono, perché uno uscirà dentro. Sette decimi recuperati da Ruggi, quindi è davanti, dai. Erano a sette decimi di distacco quando sono rientrati, solo nel settore 2. Andiamo su Ruggi per vedere se arriverà prima. È davanti, te lo dico già. Marco Di Buono. Polso dice che sarà già avanti, ma bisogna capire anche quanto sarà avanti. Bisogna capire quanto sarà avanti. Mezzo secondo minimo. Vediamo, Timo Ruggi arriva ora sulla linea della pit lane. È arrivato poco prima. Però comunque sono sette decimi circa tra Timo Ruggi e Marco Di Buono. Permettimelo di dire, Polso, è praticamente nulla. E ora dovrà difendersi il più possibile, esatto. Perché... undercut eseguito in seconda posizione Marco Di Buono. Ha una gomma comunque media, quindi sicuramente tra qualche giro dovrebbe performare meglio. Abbiamo visto che comunque con la bianca riusciva a stare davanti a Marco a Timo Ruggi, quindi teoricamente dovrebbe migliorare quello che è il suo tempo, dovrebbe posizionarsi davanti. Però bisogna vedere poi a fine gara se la gomma media per questi altri 13 giri performerà bene come una gomma bianca. Ecco, però Giuseppe, alle bombe ora in terza posizione, che ho guadagnato la posizione su Peppe, a gomma più performante. Christian Pro è in quinta posizione. Ragazzi, vado velocissimamente ad aprire il regolamento perché voglio vedere appunto i punteggi. Ricordiamo che tra Marco Di Buono, che è attualmente in quarta posizione, e Christian Pro ci sono 12 punti di distacco. Ricordiamo che al momento, con la terza posizione sta guadagnando 16 punti Ale Bomber, con la quinta posizione sta guadagnando Christian 11, quindi ancora ci vogliono un bel po' di punti affinché Ale Bomber si prenda la terza posizione. Ecco il sorpasso. Vediamo Tony. Intanto Marco Di Buono che prende tutta la scia di Timo Ruggi, chiude probabilmente il sorpasso, vediamo se l'interno lo difende. No, perché Marco Di Buono sfreccia di fianco a un Ruggi che... deve mettersi dietro in questo momento, Polso. Deve provare un'altra mossa, secondo te? Se oggi deve fare l'all-in. Il problema qual è? Che in questo momento è lui lo svantaggiato. Ora immagino che Marco Di Buono se ne andrà e farà il vuoto, perché ha le gomme gialle, più fresche di un giro. Intanto Fuchsia, intanto per Ale Bomber, che ha fatto un Fuchsia, ma vedendo già questo Fuchsia nel primo settore di Marco Di Buono, credo che ci metta veramente poco ad abbatterlo. Sì. Quarta posizione del Peppe Giuseppe. Vediamo adesso l'intertempo. Si è avvicinato tanto, non ha le bombe, nonostante una gomma gialla rispetto alla gomma bianca. Non c'è tanta differenza tra questa gomma gialla e questa gomma bianca, giusto, Pozzo, secondo me? In effetti sono molto simili. Sì, abbiamo notato che il degrado era quasi uguale. Pensa che Marco Di Buono si è fermato un giro dopo con la hard rispetto agli altri. Quindi sì. Sono molto simili, quindi tra le due è meglio scegliere le gialle. Intanto Marco Di Buono 29.019 nel primo settore, 38.833 nel secondo, arriva sul traguardo e stampa un 1.30.182. Fucsia. Sì. Intanto occhio a Peppe Giuseppe, perché ora può spalancare il DRS e prendersi la terza posizione, prende tutta la scia Peppe. Terza posizione per Ale Bomber, che deve difendersela come il con le ossa tra i denti. Insomma, Peppe Giuseppe non riesce a chiudere il sorpasso Ale Bomber, ancora in terza posizione. Allora ragazzi, piccolo recap prima di ritornare alla gara. 18 di 29 giri, ricordiamo che
Questa è l'ultima gara del campionato federale per la categoria crossplay. Giovedì invece saremo per l'ultima gara della categoria PlayStation. Tutte e due sono gare da vivere. Questa gara ci sta facendo comunque divertire, anche sicuramente quella di giovedì. Sarà una bellissima gara. Non terminano qui gli esports della Puglia Gaming. Venerdì saremo in live nuovamente con il team degli LMPC, con un torneo Pro Club per FC24, primo torneo Pro Club in collaborazione con loro. Ci saranno degli ottimi caster, ovviamente anche io in assistenza, però ci saranno veramente degli ottimi caster che ci faranno divertire tantissimo. Quindi vi aspettiamo anche venerdì a partire dalle ore 22 per un torneo Pro Club, ovviamente all night, tutta la notte, giochi, giochini, oltre a divertirci in torneo e poi a vedere dei fantastici team Pro Club che sicuramente daranno spettacolo su FC24. Mentre invece settimana prossima vi ricordo riunione con i piloti community il 26 alle ore 19, mentre il 27 aprile saremo a Gallipoli al l'hotel Cairoli con i CS eSports per il Sim Racing Day. Giuse, agenda piena piena di appuntamenti. Agenda piena piena di appuntamenti, mi stai facendo preoccupare perché ne sento troppi e c'è da dire che abbiamo anche una sessione d'esame da andare a conciliare in tutto questo. E ogni volta capisco che la mia laurea si posticipa. Vabbè Giuseppe, ci sono cose più importanti della vita, no? Sto scherzando. Falla dire a mia madre. No, anzi, hai tutte le ragioni del mondo, però poi da giugno ci si ferma, quindi la sessione non ha scuse, la puoi fare tranquillamente, perché a giugno poi l'eSports Puglia Gaming si interrompe. A giugno ci dovrebbe essere la mia laurea, quindi bisogna concludere l'ultimo esame. Vabbè Giuseppe, dai, è tutto possibile, dai, l'ha fatto anche il sottoscritto. 19 di 29 giri, Giuseppe, lanciamo l'ultimo spot and go della categoria crossplay? Certo, Tori. Vai. E a proposito di spot e di partnership varie, oltre a ringraziare la Federazione Italiana Discipline Elettroniche FIDE che ci ha permesso di organizzare questo bellissimo campionato federale su Formula 1 23, il primo campionato federale del FIDE su questo titolo dopo il successo che ha avuto il campionato federale di Gran Turismo dello scorso 2023, ora siamo andati su Formula 23 con due categorie, con più di 40 piloti, siamo circa 50 piloti tra piloti titolari e sostituti. E veramente grazie ovviamente a tutti i team che hanno partecipato e stanno partecipando al campionato: Fox Esports, Ursadia, Ouroboros, VLT, Regium, Comitomo, Epic Games, Mezzi Esports e Megaming, in particolare questi ultimi tre che si stanno contendendo il podio del campionato federale categorie classifica scuderie. Ulteriori partner, ovviamente dobbiamo ringraziare come sempre Smartfix e XN Technology per il supporto che stiamo ricevendo e riceviamo quotidianamente dai nostri partner. E in più ragazzi, a proposito appunto di sponsorship varie, a Puglia Racing Series Elite è uscito sui nostri social oggi l'ultimo campionato su Formula 1 23, montepremi offerto da Puglia Gaming, da Smartfix, da Pixen, da Xplay, Mako e The Wither. Ragazzi, con Mako vi portiamo anche al Gran Premio di Misano del go-karting, rental kart. Giuse, un connubio finalmente tra Giuse, vai su Christian Pro e go-kart. Intanto occhio, dicevi Polso, Christian Pro, che cosa è successo? Perché stavo parlando, non ho visto nulla.
Christian Pro si è acceso e ha superato Marco 2004, ma ci sono stati sorpassi e controsorpassi per almeno mezza pista, quasi 4-5 curve affiancati. Tutto regolare però. Allora, dicevo, tutto regolare. Allora ritorniamo un attimo sull'Inter Racing Series per poi ritornare in gara. Giuse, finalmente un connubio sim racing, racing reale. Beh, diciamo, Tony, che è quello che da un po' di tempo stiamo cercando di fare. Infatti ricordiamo anche che la Super Final vede come premio principale il Giro e Lamborghini, quindi portare i nostri piloti. Super Final che sarà incredibile, ragazzi, preparati, perché vi diciamo solamente da 30 giugno, rimanete aggiornati sui nostri social perché sarà veramente incredibile. Vai, Giuse. E quindi una Super Final che porta i nostri piloti a bordo di una vettura da corsa, quindi già da un po' stiamo cercando di fare questo connubio, adesso stiamo cercando di portare quanta più gente possibile. E di conseguenza abbiamo fatto questa partnership che vedrà, non voglio spoilerare, comunque qualcuno gareggiare su qualche mezzo. Vedremo che cosa accadrà. Quinta posizione ancora per Marco 2004, però la quarta posizione per Ale Bomber non basta, ha bisogno almeno di una terza posizione, avrebbe bisogno anche di una seconda posizione, però ritorniamo lì davanti perché oh, lì davanti Marco si è spento, Di Buono ha preso 2 secondi e 7, servirebbe veramente un miracolo, una safety car che oggi non è mai arrivata. No, perché la pista del Bahrain c'ha un sacco di vie di fuga, come puoi vedere è larghissima, c'è tanta sabbia e bordi pista dove si può praticamente parcheggiare, guarda qui che vie di fuga larghissime. C'è da dire che Marco Di Buono, mentre stavamo aspettando la lobby, tra i milioni di problemi, mi ha detto, perché lui è solito entrare in Discord e farsi una chiacchierata pre-gara, forse lo aiuta a sciogliersi un attimo, mi diceva che aveva tanto terrore delle safety car che escono molto frequentemente a causa di alcuni bug del gioco, mentre ad oggi, a 23 di 29 giri, ancora non è uscita nemmeno la safety car. Vedremo perché ancora ne mancano 6, quindi tutto può accadere perché ci sono anche un po' di bagarre in giro. Bagarre per la quarta posizione, yes. La terza posizione, bagarre lì dietro, come possiamo vedere Christian Pro ha ripreso di nuovo la quinta posizione danni di Marco 2004, ovviamente tutta la gara che Christian e Marco si scambiano a vicenda le posizioni. Io spero a questo punto che Christian rimanga in terza posizione anche nel campionato, ma più che altro per lui, perché altrimenti penso che dovrebbe andare a maledire Marco in questo momento, forse. Mamma mia, verissimo. Ce la stanno proprio, si stanno superando a vicenda troppe volte, secondo me. Comunque nell'ultimo giro Marco Di Buono 1.32.5 netto, mentre Ruggi 1.33.4, 9 decimi pagati per Ruggi, che ormai può soltanto portare a casa la sua vettura o sperare in una safety car o in un crollo di Marco, un errore. In realtà dovrebbe stare lì a mettergli pressione, perché sappiamo bene che i piloti soffrono la pressione, quindi cercare di non, anche se il gap sembra che aumenta 3 secondi e 7 adesso, deve sempre rimanere concentrato e sperare e dare pressione il più possibile al pilota davanti a lui per indurlo all'errore. Ma Marco Di Buono va. Marco Di Buono va, fugge via, vuole prendersi la quarta vittoria di fila. La quarta vittoria di fila. Da quando c'è lui... 4 su 4, tra l'altro. È dominio. Cioè, e ha fatto anche sempre il giro veloce, 26 punti ogni gara. Esattamente. E quindi sono 4 punti, diciamo, in tutto. Quindi diciamo che, escludendo la prima gara, Tony, dove non ha partecipato, è a punteggio pieno. Intanto Ale Bomber si è preso la terza posizione, Christian Pro si è preso la quinta posizione, quindi fondamentalmente il gap anche in classifica rimane invariato. Occhio perché Marco se la riprende, si mette all'interno e riesce a chiudere il sorpasso, quinta posizione per lui. Voglio vedere questo caso ragazzi, per un attimo avere il regolamento. Allora, con la terza posizione Ale Bomber sta guadagnando 16 punti, mentre invece con la sesta posizione, perché Christian ora è quinta, però con la sesta posizione sarebbero 10 punti, 6 punti. Abbiamo detto che tra Christian Pro, che è in terza posizione, e Ale Bomber ce ne sono praticamente 12. Non basta, Pozzo, non no. Basta. Serve veramente qualcosa. Intanto, a questo punto, serve veramente la seconda posizione.
nel primo settore in questo giro, quindi forse si stanno iniziando a, diciamo così, a capire che mancano pochi giri alla fine, stanno dando il massimo su queste gomme. Intanto Christian Pro e Marco si stanno superando almeno 4 volte al giro. Cioè, se guarda, se ci facciamo un giro intero su Christian Pro in onboard, ti faccio vedere come quante volte si fanno il sorpasso a vicenda in un giro. Sì, però sono sull'ultimo rettilineo. E dall'inizio della gara, stesso modo alle bomber con Peppe e Giuseppe. Cioè, stanno praticamente facendo tutto il tempo così. Intanto, altra penalità per 3 secondi per Guido. Quindi, Giuseppe, se ci può mostrare già che le penalità, in modo tale anche da fare un excursus al riguardo. Allora, Guido che al momento ha 3 secondi di penalità con 6 secondi però di gap, quindi la posizione rimane invariata. Mentre invece Seb dovrebbe perdere una posizione perché ha 5 secondi di penalità, quindi si ritroverebbe poi attualmente, virtualmente, nono per Danilo Candido, una posizione in più. Intanto, altro sorpasso da parte di Marco Pro e da Marco 2004, ma altro controsorpasso da parte di Christian Pro. Occhio ragazzi, solamente a non tamponarvi a vicenda. E Christian sta avendo un po' paura di questa cosa, perché cioè, se esce, lì è un casino. Sì, rischia di perdere il terzo posto praticamente. Però ti ripeto, il primo settore se lo fanno sempre a pari praticamente. E ti faccio notare una cosa, che Christian Pro, cioè in questo momento è davanti, quello che è dietro è Marco, che ora ci prova, si va a vedere ma non supera. Marco 2004, scusa, all'ultimo rettilineo praticamente potrebbe superare, però poiché dopo c'è l'altro rettilineo col DRS, non supera per non dare il DRS all'avversario. Un po' cose che succedono anche in F1. Vediamo ora, intanto Peppe Giuseppe prende tutta la scia e il DRS ai danni di Ale Bomber, ma riesce ancora una volta a chiudere la posizione lì davanti. Intanto ormai è andato via, ormai è andato via Marco Di Buono, a ben 5 secondi e 7 di distacco rispetto a Ruggi. Campionato federale ormai è andato, Pozzo? Ormai c'è poco da sperare per Ruggi. 6 secondi, io penso che stia amministrando il suo vantaggio sugli altri, perché più di più non può fare. Christian prova di nuovo, tenta il sorpasso, ci riesce e chiude nuovamente la posizione, quinta posizione per lui, e quindi altri punti da mettere nel gap tra lui e le bomber in classifica. Christian Pro che attualmente è terzo virtualmente anche nel campionato. Christian Pro del team Comidomo, che è stato anche lui costante in tutte le gare, c'è da dire questa cosa, e vince la costanza, sì, per questo ragazzo. Vero. Intanto Marco Di Buono sta andando per il giro veloce, secondo me. Tu dici? Che ricordiamo, dare un punto a chi lo effettua. Sì, lui già ce l'ha, anzi no, è alto il tempo, però è uno dei suoi migliori che ha fatto, diciamo, in questo secondo stint. No, vabbè, sono almeno 2 secondi più lenti rispetto al miglior tempo, che 1:30, se mi ricordo bene. Vediamo, 30, vediamo. 27 di 29 giri. Attualmente il campionato federale è in mano alle sorti di questo ragazzo. Marco Di Buono, The Dreamer, Marco Balboa, soprannominato da me qualche gara fa. Intanto ancora una volta Marco si rifà sotto a Christian Pro. Ogni rettilineo c'è il sorpasso, dopo due curve c'è il controsorpasso, guarda. È vero, è vero, è vero. Sta succedendo da 7-8 giri sta cosa. Ruggi non deve, diciamo, darsi troppe colpe, perché ha fatto un po', forse c'è stata una gara, ovvero gara 4, dove ha avuto un po' più di problemi, perché alla fine gara 2 e gara 3 fa 2 secondi posti, mentre invece gara 1 fa un terzo posto. Ecco, per battere questo Marco Di Buono probabilmente serviva qualcosina in più, andando sicuramente a sfruttare quella gara 1 dove Marco Di Buono era assente. Esatto. Ma nella gara 1, se non sbaglio, Ruggi ha vinto, mi ricordo male. No, sedicesima posizione, vince Guido alla prima gara. Guido aveva vinto la prima, è vero. E fece, è vero, una prima gara assurda, fece una prima gara veramente veramente assurda Guido, che poi, diciamo, a lungo andare ha perso un po' di posizioni. Chiaro.
invece seconda posizione anche per Alex Kattain nella prima gara, che poi anche lui fatidica più che altro gara 2 con tanti 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 problemi. 28 di 29 giri lì dietro, quinta posizione per Marco e sesta posizione per Christian Pro. Vi ricordo ragazzi che giovedì sera saremo nuovamente in live a partire dalle 9:15 per la categoria PS, dove lo spettacolo e il gap in classifica è ancora minore. Vi ricordo che le classifiche sono uscite sui nostri social, usciranno ancora di nuovo nel pre-gara, però Marco Pro è lì davanti a tutti dopo tutto il patatrack che è successo con 71 punti, Filippo Federe e Polso con 66 punti, Rick F1 con 61 punti. In 10 punti ci sta dalla prima alla terza posizione, Polso. Eh sì, due giri alla fine, Tony, chi arriva davanti tra Marco 2004 e Christian Pro? Se sfrutta l'ultimo rettilineo come ha sempre fatto, dovrebbe sfruttarlo Marco 2004, anche se è breve, prima della zona di Ma dipende da chi è dietro nell'ultimo rettilineo. Esatto. Io mi farei superare per stare dietro. Vabbè, tanto io sinceramente mi farei superare da Christian in modo tale da avere tutto il gap a sufficienza, tanto ormai il terzo posto dovrebbe anche essere blindato all'interno del campionato federale. Andiamo a ricordare quello che è il montepremi appunto di ogni categoria del campionato, sia per la categoria cross che per la categoria PlayStation. Ci sono ben 150 euro per il primo posto, 75 euro per il secondo posto, 25 euro per il terzo posto, un totale tra tutte e due le categorie, ricordiamo, di 500 euro offerti dalla Federazione Italiana Disciplina Elettronica, che ringraziamo ancora per averci concesso la gentile concessione del campionato federale anche questa volta sul titolo Sim Racing, diverso su F1. Pozzo, tra GT e Formula 1 che cosa hai preferito? Allora, la GT è più combattuta da quello che abbiamo visto, perché vanno più piano e si sono toccati adesso nel sorpasso Christian Pro e Marco 2004. Vabbè, comunque sia, è iniziato l'ultimo giro, ma io preferisco la Formula 1, più strategica forse, però è anche vero che essendo un po' più lenta la GT è più... diciamo, fa pareggiare le prestazioni fra i piloti. Ecco, allora... combattuta. Allora, Polso, scusa, mi richiedo la parola perché settore 2, sì. La regia ce lo propone qui. Marco Di Buono, per gli amici dei Dreamer, per gli amici Marco Balboa, ha condotto un campionato fantastico. Probabilmente già dopo la prima gara in pochi gli avrebbero dato speranze per un pilota fantastico. Il campione federale della categoria crossplay Marco Di Buono vince, convince, quarta vittoria di fila, si aggiudica e si incorona campione federale della categoria crossplay con il suo team Mez Esports, che deve ringraziare un pilota fantastico come un pilota fantastico che Tibo Ruggi, seconda posizione per lui, come seconda posizione nel campionato federale Peppe Giuseppe in terza posizione. Vediamo ora alle bombe per la quarta, Christian Pro arriva sull'ultima curva con Marco 2004 dietro di lui, quinta posizione, ha scodato Marco 2004, quinta dietro. Posizione importante perché completa il podio del campionato federale. Complimenti, complimenti, complimenti ancora sia per Christian Pro per la sua terza posizione, sia per Ruggi per la sua seconda posizione, ma soprattutto a Marco Di Buono Balboa, che riesce a diventare campione federale della prima edizione crossplay del campionato federale FIDE di Formula 1 23. Polso, 1 a 10 il voto da dare a Marco Di Buono? 10 se non di più. Non ha sbagliato praticamente niente. L'unica cosa, diciamo, che gli è andata storta è stata la qualifica scorsa, quando ha avuto le posizioni di penalità per l'impeding anche che ha fatto, è dovuto partire quinto, ed è soprattutto in quella partenza rocambolesca è finito in fondo al gruppo e ha fatto la remontata, ma per tutto il resto in tutte e quattro le gare è stato sempre leader incontrastato. Anzi, oggi ha dovuto, non so perché ha scelto le gomme dure, glielo chiederemo, ma per colpa di quelle gomme dure ha dovuto soffrire nel primo settore. Intanto arrivano in chat anche i complimenti istituzionali e presidenziali
da parte di Sonic, di Simone Soldi Snake, ovvero il team dei Mezzi Esports, che salutiamo. Salutiamo anche Shardana Gamers, il nostro team sardo dei Comidomo. Dei Comidomo, grande, grande, grande team, con Christian Pro che si aggiudica la terza posizione, e loro che devono ancora lottare proprio con i Mezzi Esports, sono entrambi in chat per la seconda posizione all'interno del campionato. Complimenti a voi, un'organizzazione stupenda. Grazie, grazie, grazie ragazzi, ma vi ricordiamo che oggi non finisce, perché la gara, un'altra gara importante, arriverà giovedì. Allora, io direi a Marco Di Buono di entrare qui da noi anche su Discord, in modo tale da sentirlo. Intanto Giuse, se vogliamo mandare uno spot and go, in modo tale da avvisare Marco Di Buono e farlo entrare. No, no, ancora non l'ho scelto. Amici telespettatori, ben ritrovati nuovamente qui su Twitch, nuovamente qui in live. Marco Di Buono vince la quarta vittoria di fila, è già qui tra noi. Applauso, We Are The Champions, tutto il resto, Marco Di Buono, complimenti a un pilota fantastico, Marco Balboa. Prime sensazioni dopo essere incoronato, sono arrivati anche i saluti istituzionali, complimenti del presidente dei Mezzi Esports. Allora Marco, come ci si sente ad essere primo campione federale del FIDE nella categoria crossplay? Un po' come quando si fanno le gare di kickbox in base alle categorie, stessa cosa qui, categoria crossplay, diventi campione federale com'è nella prima edizione? Beh, innanzitutto è una sensazione incredibile, quindi mi sono divertito tanto, con gli altri ragazzi è stata anche una buona battaglia con Ruggi. Mi sono divertito tanto in questo campionato. A cui mandiamo i complimenti. Vai pure Marco. Allora, partendo dalla qualifica, sono un po' deluso perché non sono riuscito a mettere tutti insieme. Peccato che al secondo giro ho fatto un errore. Mi sembra dopo la curva, dopo lo snake. Poi all'ultimo giro mi è rimasto bloccato il tasto, perché è differenziale, quindi mi è rimasto bloccato a 50. E ho praticamente sbagliato la trazione per due curve importanti, che è la 9 e la 10. Lì ho perso tutto lì, quindi non ho migliorato neanche l'ultimo giro. Però invece in gara sono andato tranquillo, senza problemi, non mi sono preso i rischi inutili, avvertimenti, sono andato tranquillo. Poi ho visto che Ruggi è partito con gomma media, sapevo che aveva qualche vantaggio all'inizio, poi col DRS si è mantenuto attaccato a me, poi ho visto che prima di entrare in pit voleva passarmi per guadagnare più tempo, infatti non l'ho fatto passare, poi sono entrato in pit, lui mi è uscito davanti come era, e niente, poi ho scaldato subito le gomme, siamo scaldate subito, lì sono rimasto dietro e poi l'ho passato subito, ho approfittato anche del DRS per fare giro più veloce. Il resto, dopo che ho fatto un secondo di gap, sono andato tranquillo come il primo stint, senza prendere rischi inutili. Porto, vai. Perché sei partito con le gomme bianche? Ma oltre ad avere il vantaggio gomma all'ultimo stint, che è un vantaggio pazzesco,
soprattutto primo stint perché mi piace sempre partire con la gomma più dura nel primo stint, perché riesco a gestirla bene, riesco a sia gestire la gomma che nel gestire lo stile di guida con la macchina pesante, quindi mi trovo meglio. Perfetto, Chiaro. chiaro, chiaro, chiaro. Io invece Perché una cosa ovviamente nella devo. prima parte di gara eri dietro, cioè eri avanti, però avevi dietro Ruggi a pochi decimi. Poi ovviamente nella secondo stint, come detto, vantaggio di mescola, hai fatto il vuoto. Complimenti. Marco, io una cosa ti voglio chiedere. Dopo esserti incoronato campione federale, che è già un traguardo importante nella tua carriera e-sports e da sim racer, quali sono appunto i prossimi obiettivi che hai in testa? Ma i prossimi obiettivi sono innanzitutto migliorare la costanza, perché negli ultimi mesi mi sono accorto che non riuscivo a fare il mio tempo target. Per esempio qua in Bahrain il mio tempo best fatto era 27,3 e non sono riuscito a farlo. Quindi devo migliorare su questo aspetto, soprattutto in qualifica. Poi in gara riesco a dare il meglio. Quindi vuoi proprio migliorare sul fatto di costanza, mentre invece cosa consiglieresti a un pilota che magari oggi è lontano da te a livello di tempi, ma cos'è il consiglio che dai per arrivare, diciamo, ad essere un pilota del tuo livello, quello di Ruggi o chiunque, diciamo, sta, o Christian Pro, di voi che avete lottato effettivamente per questo campionato? Allora, innanzitutto ci vuole impegno, impegno e voglia di migliorarsi. Io che sono partito con la tastiera a giocare F1 2020, poi ho avuto l'intenzione di passare col volante, ho preso il G29, subito ho iniziato senza aiuti, ero lenta una mazza, mi sbinnavo ovunque, però poi mi ci sono messo per 3 settimane, e poi dopo 3 settimane sono riuscito a rimanere in pista senza sbinnarmi, e poi lì, da lì è iniziato tutto. Quindi Quindi sostanzialmente da 3 anni che fai sim racing. 4 anni. Quindi 4 anni, 4 anni. diciamo che il segreto è metterci l'impegno, voglia e perseveranza nel migliorare. Perché se prima tu non hai voglia, non arrivi da nessuna parte. Giusto. Giuse, tu hai qualcosa da dire a Marco? Aspettate, non so se da casa sentono eco, forse no. Comunque, volevo sapere solamente se la gomma bianca e la gomma gialla fossero molto simili oppure no. Allora, all'inizio la media era più veloce, però già dal settimo giro erano più o meno uguali, e poi dal nono giro la media era superiore. Ci era sembrato di vedere che comunque fossero molto molto simili come mescola in questa gara. No, no, ma anche perché io tenevo un passo gara, diciamo, sicuro, senza far pattinare le gomme, perché se iniziavo a far pattinare le gomme, sbagliare la frenata, ti surriscaldavano le gomme, e poi da lì non te ne uscivi più. Oltre che a usare di più la gomma, non riuscivi più a frenare. Va bene, grazie Bravo, mille e bravo, ancora bravo, complimenti. bravo, bravo, bravo Marco, bravo, complimenti ancora, complimenti per essere Grazie, diventato campione federale. Grazie mille, Marco, alla prossima. Allora, grazie. Mi ragazzini, saluto un attimo così dalla camera. Non so se vai. si vede. Ciao Ciao Marco, ragazzi. bella del Marco, guarda lì con il guantino, che loro non li possono vedere, però bel guantino. Allora, torniamo a noi. Allora, ragazzi, abbiamo superato tantissime difficoltà oggi, c'è da dire questo. Siamo arrivati alla conclusione, una bella conclusione. Marco Di Buono ha fatto di nuovo spettacolo. C'è da dare complimenti ovviamente anche a Ruggi e a Cristian. Ovviamente, diciamo già agli spettatori, Polso, che l'appuntamento, un altro appuntamento Giovedì. importante, giovedì sera, mi raccomando, tutti presenti in live alle Mi 21. viene quasi da dire ne resterà solo uno, però meglio che non lo dica. Infatti, ne resterà solo uno, vedremo chi resterà, vedremo. Campione federale diventa uno che si andrà ad aggiungere all'altro campione federale, Marco Di Buono. Complimenti ancora a tutti, complimenti a tutta la categoria crossplay, complimenti anche ai team manager, complimenti soprattutto ai piloti. Grazie a Giuse, grazie a Pozzo. Ci Grazie a te, rivediamo noi Paul. giovedì Grazie sera, a play te, Tony. smart, follow your dream. Vi vogliamo bene a tutti quanti, continuate così, ci vediamo Ciao. giovedì. Ciao ragazzi, ciao.